Ragazzi, veramente imbarazzanti, veramente imbarazzanti. Io oggi ve lo dicevo che la partita con l'Empoli non era facile, ok? La partita non era facile e infatti si è vista la partita com'era. Vi ho detto che l'Empoli avrebbe attaccato gli spazi, avrebbe attaccato in più persone, avrebbe attaccato i due centrali difensivi quando uno dei due aveva la palla. Ci hanno veramente fatto fare quello che volevano loro, ragazzi, veramente imbarazzanti. Ragazzi, là, prima di partire, vi invito a mettere like a questo video, iscrizione al canale, condividete il video con tutti i vostri amici e commentate il video fino alla fine. Il video non durerà tantissimo, non mi interessa se non arriva a 8 minuti, ma veramente è imbarazzante. E allora, ragazzi, partita. Primo tempo soporifero, primo tempo, ragazzi, veramente soporifero. Io diverse volte mi stavo addormentando vedendo la partita mi stavo addormentando. Ripeto, l'Empoli ha avuto più occasioni di noi di tiri in porta. Noi abbiamo fatto, penso, un tiro in porta, quello di Gatti, dal calcio d'angolo, che poi il portiere l'ha smanacciata sopra la traversa, e poi basta. Sono tutti tiri fuori dalla porta. Stiamo veramente andando in calo. Le prime due partite erano, a questo punto, sono stati dei casi. Poi ecco, qualcuno sotto mi dirà, ma ancora non abbiamo subito un gol. Sì, ok, non subire un gol, che poi abbiamo riscattato tantissimo, ma dobbiamo fare noi dei gol. Dobbiamo fare dei gol. Se giochiamo così in Champions League, ragazzi, lasciamo perdere. Lasciamo perdere, ragazzi, veramente lasciamo perdere. Giocatori imbarazzanti. Cup Miners. Non è lui, non è quello dell'Atalanta, sicuramente non è lui, perché è impossibile. Douglas Luiz, che sembrava meglio, è stato veramente niente, ragazzi, inconcludente, inconcludente. Di Locatelli mi sono accorto al quarto d'ora che giocava, nella Juve, che stava giocando in campo. Non me ne ero accorto fino al quindicesimo del primo tempo. Veramente, ragazzi, è imbarazzante. L'unica roba buona, sempre la difesa. Ottimo Gatti. Mi è piaciuto molto Kalulu. Bremer, ragazzi, si sa. Bene Cambiaso. Però, ragazzi, il resto nulla. Il resto nulla. Il resto nulla. Se uno no, non sapeva che ci fosse stato. Che ci fosse il cambio, stato il cambio di allenatore. Il cambio di allenatore. La gente pensava che era la squadra di Allegri. Ragazzi, veramente uno scandalo questa partita. Veramente brutta, 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 brutta. Brutta, veramente brutta. Per fortuna che come si chiama? Thiago Motta ha detto abbiamo 2 settimane per giocare per il possesso palla, per fare scambi tra i giocatori, per farsi conoscere. Non ha fatto niente, non l'ha fatto. Anzi, sono andati anche più indietro della partita con la Roma. Più andiamo avanti, più stiamo andando male. Veramente male. Vlahovic non ha fatto un tiro in porta, Vlahovic. Zero. E Nico Gonzalez forse è il più, tra virgolette, scusato perché l'ultimo è arrivato. Ma Yıldız, ragazzi, da quando ha fatto il cambio di maglia, ha fatto il nuovo contratto, è scomparso. Zero. Douglas Luiz non si sa qual è il vero giocatore. Locatelli, lasciamo perdere. Io stavo guardando i giocatori che sono stati tolti, i quattro tolti. Poi chi è che ha tolto? Locatelli, Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Yıldız. Questi quattro ragazzi veramente inconcludenti. Molto meglio UEA, un po', ma anche lui niente. Bangula, niente, lasciamo perdere. Thuram, fatto qualcosa di niente. Cup Miners, ragazzi, lasciamo perdere perché... Se no, veramente mi devo veramente incazzare con questo giocatore. Veramente uno schifo. Veramente schifo. Schifo, schifo. Se c'era in campo non c'era la stessa cosa. Veramente uno schifo. Veramente zero, ragazzi. Una partita imbarazzante. Il secondo tempo, pochino meglio del primo. Un pochino meglio. Ma... Nettamente più forte l'Empoli, ragazzi. È l'Empoli che ha giustato la partita. Fatto
faceva dei contropiedi, noi non riuscivamo a fermare i loro contropiedi. Ci chiudevano bene gli spazi, io l'ho detto ragazzi nel video di questa mattina. Attenzione che l'Empoli non è una brutta squadra. Sa stare bene in campo quando non ha il possesso palla, sa attaccare gli spazi, ok? Sa come controbattere quando la palla ce l'ha il difensore centrale, infatti non riuscivamo a aggiustarsi, c'erano sempre due loro davanti, le due punte erano sempre lì davanti, come vi dicevo. Attaccavano benissimo, noi non avevamo vinto un contrasto, non eravamo mai sulla palla, veramente inconcludenti. Io spero che Motta strilli la squadra, perché sennò veramente sembrava una squadra di Massimiliano Allegri. Ok? Ragazzi, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate. Mettete like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Fino alla fine, forza Juventus, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.